Guarda, l'altra volta non mi hai fatto parlare. Ma tu sei sicuro di quello che hai detto? Per niente. Mo te le dico io due cose. Mi sono scordato di dire che questo qui è un gioco stupendo. È bellissimo. Io ci gioco tutti i giorni della mia vita e ci giocherò per sempre. Ma perché, dico io, quando si fanno i giochi non si comprano, non si mettono i cubetti diversi, un po' diversi, leggermente, no, tutti uguali. A me sono capitati tutti color bronzo, come li riconosco? A tatto li devo riconoscere, poi le plange, li metti sopra, il cubetto va di qua, di là, piazzo, conquisto Marte e non mi bastano nemmeno i cubetti. E allora, dico io, non ci gioco più. Ciao. Andiamo nei boschi, giochiamo, facciamo le pubblicità sugli alberi. La scenografia di un albero grosso un metro e mezzo, poi le carte sugli alberi non si vedono, le vado a toccare e l'albero si spezza. Gioco a un gioco di carte solo con un albero. Bello, ottima idea. Ciao. Gioco da due. Ah. Facile. Il gioco più antico di tutti, il gioco a tavolo, il gioco di scacchi, creiamo il gioco di scacchi. Lo abbiamo creato, poi però per differenziarlo ci mettiamo i poteri degli dèi. Il problema è che i poteri degli dèi non hanno il minimo senso, perché se tu li giochi e c'è quello più potente del mio, vinci con due mosse e finisce la partita. Ciao! Non è così. Questo è stata una bella... Gioco. Bello. Bello. Ma io non posso giocare ad un gioco che mi mette una tristezza infinita. Bianco su verde pastello, con i dinosauri, un'arte... L'arte doppiaria è triste! È triste l'arte doppiare, scusate, ma è triste. Non ci gioco. Ciao! Questo è un capolavoro. Ho sempre voluto creare il mio mondo. Il problema qual è? Che lo crei per poco tempo. Perché dopodiché ci giochi e stacchi le calamite con le unghie. Perché come le stacchi se non le calamite zaccate lì dentro? Si rompono le calamite, si rompono tutti quanti le belle gli adesivi sopra. E ciao Planet, si è distrutto un altro mondo oltre a quello che abbiamo già distrutto. Ciao. Non è andata da topia, ripetiamo la testa. Viaggiamo. Tu con chi giochi? Giochi da tavolo? Con gli amici? Lo giochi con gli amici, perfetto. Questo finisce la partita, che io e te non ci parliamo più perché tu mi abbandoni, mi lasci morire, te ne vai con la nave, ma poi io te la metto in culo perché prendo il jackpot e vado avanti a te. Ciao! No, fermi. Vieni qua. Avvicinati. Guarda qua. Guarda qui. Avvicinati, guarda qua. Io posso pagare dei giochi solo perché hanno un nome e un cognome? No, perché i giochi sono belli, ma hanno un nome e un cognome e io li pago un milione di euro. Non ci gioco. Ciao. Porca miseria questo. Finalmente ha preso uno dei miei giochi preferiti. È il suo preferito. Ma quando si costruiscono questi benedetti giochi e si scelgono i colori, perché li fate scegliere daltonici? Non mi puoi creare tutti i pupazzetti dallo stesso colore. Il bianco è bianco, il grigio è nero, sono uguali. Io per metterli a posto mi ammattisco. Le valchirie sono nere come i pupazzetti. Il ferro è grigio come il ladromino. Facciamo tutti i colori uguali. Ci abbiamo milioni di colori, facciamoli tutti uguali. Ciao. Raor, il gioco dei mostri. Sì, bello. Poi però mettiamo il retro della scatola, che è la plancia di gioco, così quando ci giochiamo si distrugge e poi non sappiamo più dove rimetterlo. In più 7 milioni di euro per pagare un gioco con 9 miniature, 12 miniature. Bello, tutto quanto. Però il gioco è semplicemente tiro i dadi, morto. Boh. Ciao. Un classico, ma questo... Ecco, appunto perché è un classico. Allora, io non voglio dire niente. Bello, l'idea è fantastica. 200 anni fa lo abbiamo giocato, sono uscite 700 espansioni. Va bene, mamma, basta. A tutti i coglioni, Dixit, va bene? Basta. E allora sto giro devo... No, io devo capire. Per quale motivo tu devi prendere sempre i giochi belli e poi dover criticare? Ma questo è uno dei giochi più belli, se non il più bello del 2019. Lo lasciamo in pace. Ciao. Parlo mai.
If we sail a little bit higher.